Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi viaggeremo nella Palermo. Palermo, città della cultura, dell'arte e delle tradizioni. Città di grande bellezza con i suoi innumerevoli edifici storici architettonici, con i suoi stupendi giardini, ville ed orti e le tante fontane. Luogo principale di incontro tra culture di diversi popoli, lasciandoci una grande eredità, un patrimonio intriso di leggende e di misteri, della Palermo sotterranea, buia e misteriosa, attraversata da cunicoli, che portano in luoghi sconosciuti ed enigmatici. Sede di una delle società segrete più controverse e famose della Sicilia. Siete pronti per questo viaggio nella Palermo misteriosa? Mettetevi allora comodi, perché il viaggio inizia adesso. Tutto ha inizio tra la fine del XV e la prima metà del XVI secolo, e più precisamente nel Palazzo Baldi, nel mercato storico del Capo. In una lastra marmoria, ormai da anni, c'è incisa la frase «Antica sede dei Beati Paoli». Ed è proprio entrando in questo palazzo che si trova il cunicolo sotterraneo, sede principale dove si incontravano i Beati Paoli. Ma chi erano questi uomini incappucciati operanti nel cuore della notte nel segreto di cripte inaccessibili? Propri di un'antica necropoli cristiana, apparendo in questo modo in qualsiasi luogo della città per scomparire nuovamente? Per capire meglio la loro identità, dobbiamo andare indietro nel tempo, nel XII secolo. Secondo alcune fonti, i progenitori di questa setta o congregazione furono i Vendicosi, all'epoca di Guglielmo II della dinastia degli Altavilla. I Vendicosi o Vendicatori erano coloro che, nascosti dall'appartenenza a una classe nobile, avrebbero perpetrato ogni sorta di sopruso o vessazione nei confronti dei più deboli. Chiunque rientrava nei loro obiettivi era spacciato. Nei secoli i nobili cambieranno nome proprio con i Beati Paoli. Questo nome deriverebbe dall'insospettabile identità assunta durante il giorno. Infatti, nel quotidiano, essi vestivano i panni di monaci dell'ordine di San Francesco di Paola, essendovi devoti al santo, e avendo in questo modo l'accesso facilitato a qualsiasi struttura religiosa, dove ascoltavano i lamenti dei più deboli. E nella notte giustizia veniva fatta. Il saio di notte non era più marrone, ma nero. Nella sagrestia della chiesa di San Matteo, lungo il Cassaro, luogo più frequentato della setta, si nasconde una porta segreta. Si apriva solo azionando un meccanismo e si aveva accesso negli oscuri cunicoli che portavano negli ambienti dove la setta si riuniva. I Beati Paoli, pertanto, si ergevano agli occhi della gente come fedeli difensori di un popolo sottomesso a continue vessazioni e a una giustizia impari e inefficace. Chi ritenuto colpevole veniva sequestrato e processato dinanzi al loro tribunale, posto all'interno di una cripta sotterranea. La legge applicata era severa, calibrata alla gravità della ingiustizia perpetrata dall'accusato nei confronti dei più deboli. Si passava da violente torture, rilasciandolo successivamente in libertà, certi che non avrebbe più fatto nessun sopruso al popolo, fino alla sentenza più severa, ovvero l'uccisione. Per alcuni questa storia è una mera leggenda, ma per altri resta la convinzione che questi paladini del popolo siano davvero esistiti. Fatto sta che nel tempo la scoperta di vani sotterranei non ha fatto che avvalorare l'ipotesi dell'effettiva esistenza del loro covo. Interessante è l'opera dei Beati Paoli con i pupi siciliani.
Ho provato a farvi un riassunto di questi uomini misteriosi incappucciati, sicuramente li conoscevate. Cosa ne pensate voi? Erano effettivamente dei paladini? Sono curioso di leggere i vostri commenti e se volete potete anche chiedermi ulteriori informazioni. Vi saluto adesso con una citazione di Luigi Natoli, autore del romanzo I Beati Paoli. Vi sono attimi nei quali la percezione, l'associazione delle idee, la successione dei ricordi avvengono con una prodigiosa abbondanza e che compendiano in sé tutta una vita.